I dati non possono continuare ad essere gestiti in modo nazionale e regionale senza tenere conto della realtà dei territori. È l'appello del presidente della provincia di Brescia, che si unisce a quello del sindaco di Brescia e che ha diretto allo Stato e alla Regione, a nome dei 100 sindaci bresciani che nei mesi scorsi hanno firmato una lettera per chiedere la zona gialla nel bresciano. La stessa richiesta, ovvero una lettura dei dati su base provinciale e non solo regionale, da parte del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore della Sanità e della cabina di regia, arriva dal presidente della provincia di Bergamo e dal sindaco di Bergamo. I dati nella bergamasca sono ancora più bassi rispetto al bresciano, con meno di 50 nuovi casi di contagi al giorno. Ma è il dato degli ospedali che deve fare riflettere, che non sono sotto pressione e non testimoniano nemmeno a livello regionale, secondo quanto affermato proprio dalla giunta regionale in queste ore, l'arrivo di una terza ondata. Ed è per questo che la regione ha fatto ricorso contro l'ordinanza che istituisce la zona rossa in Lombardia. Negli ospedali lombardi ci sono circa 450 persone in terapia intensiva con il Covid e più di 3.500 ricoverati. Dalla provincia bresciana e da quella bergamasca arriva quindi l'appello ad una gestione provinciale dei dati e ad un'organizzazione diversa del territorio regionale che crei zone subregionali con colori diversi, in modo da far tornare a scuola i ragazzi lasciati a casa e dare respiro a quelle attività chiuse nelle zone rosse che potrebbero riaprire, sempre con il rigoroso rispetto delle regole per evitare di vanificare gli sforzi e per scongiurare l'arrivo di una terza ondata.